Ciao ragazzi, benvenuti nel canale, io sono Marco, per chi non mi conosce oggi farò la recensione della levigatrice a nastro e a disco della Parkside, il modello PBTS370B2. Prima di effettuare le prove di funzionamento andiamo a vedere tutti i suoi dati tecnici, le sue caratteristiche, il pianetto, come si usa e come si monta, il disco come si cambia, il nastro come si cambia in sicurezza e poi facciamo le prove di funzionamento e alla fine traiamo le conclusioni. Seguitemi! Bene ragazzi, andiamo a vedere la levigatrice a nastro e a disco. Prima di estrarla dalla scatola vado a leggere i suoi dati tecnici, dato che io non ho mai posseduto una macchina di queste, anche se so come si utilizza. Ha una garanzia di 3 anni, il modello è il PBTS370B2, ha una potenza allacciata di assorbimento 370 watt, il numero di gira vuoto è di 2980 al minuto, il disco è di 150 mm, le dimensioni del nastro abrasivo sono 915x100 mm, si possono acquistare varie grane in base a quello che dobbiamo levigare o lavorare. La velocità del nastro abrasivo invece è di 7,5 metri al secondo. Ha una lunghezza del cavo di 1,80 m, solitamente si ha una lunghezza degli utensili Parkside che vanno da 3 anche 4 metri, questo qui ha 1,80 m di prolunga. Per quanto riguarda la sostituzione del nastro non è necessaria nessuna chiave, invece per quanto riguarda la sostituzione del disco c'è un felcro che permette lo strappo e la sostituzione istantanea del disco. Andiamo ad aprire la scatola. E troviamo il suo libretto delle istruzioni, eccolo qui, il QR code per vedere il libretto sul PDF online e tutte le istruzioni poi sono scritte sulla parte in italiano per quanto riguarda la lavorazione e l'utilizzo di questa macchina. Eccola qui ragazzi, questa qui è la levigatrice a nastro. Come vedete il nastro e il disco già sono premontati, hanno una grana da 80 mm, su internet si possono trovare svariate misure, poi vi lascerò tutti i link in descrizione. Abbiamo la possibilità di fissarla mediante 3 bulloni, infatti abbiamo 3 fori, uno da questa parte e 2 da quest'altra parte. Sul basamento, questa qui è la piastra di base, il basamento è in ghisa, infatti è abbastanza pesante la macchina. Da questo lato invece, vista frontalmente, abbiamo il bocchettone di uscita dell'aria che ci permette di collegare l'aspirapolvere mediante adattatore. Io ho a disposizione l'aspirapolvere della Parkside, quindi utilizzerò quello per effettuare il lavoro, anche perché è una macchina che produce molta polvere, molti trucioli, quindi è consigliato utilizzare sia un aspirapolvere che soprattutto una mascherina almeno FFP3 e oppure le mascherine con i filtri sono ancora meglio. Allora andiamola a vedere da di lato, la riporto in posizione. Qui abbiamo l'interruttore on off bipolare protetto con la gomma in modo tale da non farci andare la sporcizia durante il lavoro. Questo qui è il disco da 150 mm, qui è indicata una freccia che indica il verso di rotazione una volta accesa la macchina, ve la faccio vedere subito. Eccola qui, basta premere l'1. Come vedete il senso di rotazione è da questo lato qui, dove è indicato appunto il verso della freccia. Qui abbiamo il modello, qui abbiamo la dimensione del nastro, se non lo ricordiamo, invece il disco è da 150 mm. Se volessimo sostituire il disco perché magari si è consumato, per farlo ha un velcro, quindi basta strapparlo, però bisogna avere a disposizione un cacciavite a croce, bisogna allentare una delle due viti, in questo modo qui, si gira la protezione, eccola qui, si rimuove, questa qui è ad aggancio rapido, una parte si aggancia attraverso quest'asola, mentre l'altra asola va a corrispondere appunto al di sopra della vite, quindi basta allentare soltanto una vite, strapparlo, eccola qui la grana 80, è fatto con il velcro. C'è una chiave a brugola per smontare il disco se abbiamo bisogno di effettuare una manutenzione oppure la sostituzione, perché non è altro che una puleggia con questo velcro che appunto serve ad effettuare la levigatura con il disco. Per rimontarlo molto semplicemente bisogna far aderire la superficie del disco sul velcro e dopodiché si può rimontare anche la protezione. È un sistema molto semplice e intuitivo questo qui. Questa protezione asolata possiamo sollevarla durante la lavorazione, possiamo alzarla fino a un certo punto, circa la metà del disco, in modo tale che se vogliamo lavorare con maggiore sicurezza per non toccare il disco possiamo sollevarla, se invece ci dà fastidio possiamo abbassarla totalmente.
una volta finito il lavoro e una volta pulita la macchina, perché questa qui è una macchina che deve essere sempre mantenuta pulita. E vi dico che non ha le spazzole perché ha un motore ad induzione, quindi molto più efficiente e più prestante, e soggetto soprattutto a meno manutenzione perché non ha le spazzole da cambiare. Andiamo a parlare del pianetto che va montato sul disco e vi faccio vedere subito come si fa. Infatti, tra gli accessori in dotazione abbiamo questa vite che serve appunto per fermare il pianetto sulla levigatrice. Infatti, per effettuare l'installazione del pianetto dobbiamo girarla. Come vedete, qui c'è un foro dove aderirà un perno che farà da guida appunto al pianetto, mentre qui abbiamo una filettatura dove appunto andrà avvitata e stretta questa vite con questa rondella. Il bullone è M6 per montare il pianetto. Il pianetto è questo qui. Per montarlo dobbiamo far corrispondere questa parte asolata, che serve appunto perché si può utilizzare anche con un goniometro che è riportato stampato sulla macchina. Possiamo farlo lavorare a varie angolazioni. Per montare il pianetto dobbiamo inserire questo perno all'interno di questo foro qui, in questo modo qui, eccolo qui, e inserire la vite all'interno della filettatura, e si può stringere a piacimento in base al lavoro che dobbiamo fare. Per metterlo a squadra io vi consiglio di utilizzare una squadra come quella che ho io. Allentate la vite e raggiungete lo squadro. Una volta ottenuto il risultato, stringete la vite e sapete che siete a 90 gradi. Dopodiché, un altro accessorio ausiliario che abbiamo in dotazione è questo goniometro con guida. Ha una guida che scorre all'interno di questa asola che si trova sul pianetto e possiamo utilizzarla comodamente per lavorare il pezzo durante il funzionamento. Quindi questo goniometro è regolabile mediante questa vite e ha una scala graduata in gradi. Sul goniometro abbiamo rimarcate le varie angolazioni che possiamo ottenere mediante lo stringimento di questa vite e questa guida con cursore. Infatti, per installare questo goniometro è necessario inserirlo all'interno di questa asola e poi bloccarlo alla posizione desiderata. Adesso faccio un esempio. Questo goniometro è molto utile se dobbiamo effettuare una lavorazione, ad esempio su questo pezzo di legno. Adesso faccio un esempio. Vedete, vi mantiene comunque lo squadro. Se lo inserite a 90 gradi vi manterrà i 90 gradi e vi effettuerà la pulizia concreta su tutta quanta la superficie. Se invece vogliamo ottenere un'angolazione diversa, basta girare il goniometro e metterlo in posizione che vogliamo noi. Magari dobbiamo effettuare uno smusso, molto comoda questa funzione di avere il goniometro appunto sempre a portata di mano. Se invece ci dà fastidio e vogliamo rimuoverlo, basta toglierlo e non dà nessun fastidio. Allora, per quanto riguarda invece il nastro, come vedete già è montato. Abbiamo la possibilità di inserire la guida di arresto, che è questo pianetto qua in metallo, che serve appunto, montato in questo modo. Qui c'è l'alloggiamento delle due viti, eccole qui, sono due viti a brugola che escono in dotazione con una chiave a brugola da 6 mm. Per installare questo pianetto dobbiamo far combaciare in questo modo qui. Se vogliamo utilizzare un pezzo in questo modo, adesso inserisco prima le viti poi ve lo faccio vedere. Allora, all'interno del pianetto c'è una guida asolata che permette appunto di effettuare la regolazione verticale del pianetto. In questo caso qui l'ho montato in questo modo. Se nel caso in cui vogliamo effettuare la levigatura di un pezzo di legno, magari in questo caso è basso, facendo in questo modo, se sto lavorando in questo modo, allora questo piano è molto comodo. Perché? A che cosa serve? Serve per proteggerci e per non far partire il pezzo durante la lavorazione. Allora, il pianetto di arresto serve appunto perché la direzione del nastro va nel verso del pianetto, e se stiamo lavorando magari un pezzo, un muraletto di legno, con questo movimento qui, a parte che ci aiuta come guida per mantenerlo fermo, magari stiamo levigando questa parte qua, ma ci aiuta anche perché se non lo teniamo ben saldo il rischio è che se non c'è il pianetto magari il pezzo può partire, e se abbiamo una persona davanti a noi o una superficie rischiamo di compromettere sia la superficie oppure possiamo recare danni alla persona. Oppure si può utilizzare anche in questo modo qui. Se abbiamo un pezzo più grande possiamo utilizzarlo tranquillamente in questo modo qui. Ci riporta anche lo squadro, stesso discorso. Se vogliamo ottenere uno squadro ben preciso dobbiamo effettuare noi la regolazione, eccolo qui, in questo modo qui. Una volta ottenuta stringiamo la vite di regolazione
e siamo a posto, possiamo lavorare. Adesso vi faccio vedere come si effettua la sostituzione del nastro. Allora, qui abbiamo la leva di bloccaggio del nastro. Se l'allentiamo è possibile rimuovere il nastro dai due ruli per effettuare la sua sostituzione. Adesso andiamo a vedere anche come si fa. Qui abbiamo la vite di regolazione zigrinata che serve appunto per far scorrere il nastro lungo i rulli. Possiamo quindi avanzare e indietreggiare in base al nostro piacimento, in base alla nostra esigenza. Qui invece abbiamo all'interno abbiamo le due puleggie che permettono la movimentazione del rulo. Adesso vi faccio vedere che è movimentata attraverso una cinghia in gomma. Invece qui abbiamo una vite che consente di sollevare il nastro, quindi possiamo utilizzarla anche da in piedi per allentarla in senso antiorario. Una volta allentata questa vite è possibile alzare il nastro. Mi raccomando, se vogliamo utilizzarlo in questo modo bisogna ricordarsi poi di stringere questa vite, e anche in questo caso possiamo inserire il pianetto bloccandolo mediante le sue apposite viti. Una volta terminato il lavoro possiamo rimettere a posto il nastro, quindi ricapovolgendolo di nuovo, allentando questa vite e facendola bloccare appunto sul piedino di battuta. Eccolo qui. Qui invece abbiamo una maniglia che ci consente di sollevare la macchina quando dobbiamo trasportarla. Vi faccio vedere un'ultima cosa: se rimuoviamo questo carter vi faccio vedere che c'è una cinghia, eccola qui, la cinghia di trasmissione, che permette il modo attraverso il motore alla puleggia che fa girare i due rulli. Eccoli qui, una volta trasmesso il movimento il rullo girerà e appunto effettuerà la funzione di levigatura, perché c'è il nastro abrasivo che ha appunto questa funzione. Se si rompe la cinghia bisogna sostituirla. Di lato vediamo sulla targhetta alcune delle sue caratteristiche e vediamo che questa levigatrice a nastro è prodotta dalla Sheppac. Vediamo ora come si effettua la sostituzione e la rimozione del nastro. Per sostituire il nastro basta allentare queste due viti per far rimuovere il coperchio che si trova nella parte sottostante. Basta allentarle un pochino e tirare il coperchio verso avanti in questo modo qui. Una volta tirato avanti è possibile rimuoverlo ed eccolo qui, abbiamo il nastro completo. Una volta fatto questo apriamo la leva di bloccaggio fino ad attendere il blocco, e per effettuare la sostituzione dobbiamo tirare il nastro in avanti in questo modo qui. Ed eccolo qui che il nastro è fuori. Vi faccio vedere da vicino come è composta. Eccola qui, questo è il piano dove scorre il nastro e questi sono i due rulli. Come vedete soltanto uno fa il trascinamento perché è collegato alla cinghia, mentre l'altro fa soltanto da guida, e attraverso questa vite di regolazione si può spostare a destra e a sinistra il rullo in modo tale da lavorare in base alla nostra esigenza. Ok, una volta riposizionato il nastro sui due rulli e installato correttamente dobbiamo reinserire la leva di bloccaggio. Facciamo attenzione perché ha una molla e ha un bel contraccolpo. Una volta, allora, ci tengo a farvi vedere una cosa perché non è molto scontata. Come vedete il coperchio di protezione del nastro ha due asole e altre due asole da quest'altra parte, quindi quando le andiamo a reinserire le due asole più corte devono corrispondere a queste due viti qui, mentre le asole più lunghe devono corrispondere a queste due barrette filettate, queste due viti che sono all'interno del nastro. Una e due. Non mi rimane altro che dirvi alcuni dei suoi dati tecnici e poi possiamo effettuare qualche prova di funzionamento per vedere come lavora questa levigatrice a nastro. Allora, i suoi dati tecnici: abbiamo un motore da 230 volt con 50 Hz, la potenza assorbita è di 370 watt, le dimensioni di questa levigatrice a nastro sono 460x360 per un'altezza di 280 mm, il disco ha le dimensioni da 150 mm, le rotazioni del disco sono 2980 giri al minuto, la velocità del nastro abrasivo di 7,5 metri al secondo, l'inclinazione va da 0 a 90 gradi, come abbiamo visto attraverso l'apposita vite possiamo utilizzarla o in orizzontale o in verticale, le dimensioni del banco invece sono 225x160 mm, l'inclinazione del piano va da 0 a 45 gradi, il piano ausiliario che si monta sul disco, e il peso è di circa 12 kg. Detto questo ragazzi, facciamo qualche prova di funzionamento e poi traiamo le conclusioni. Allora, prima di effettuare le prove di funzionamento vi faccio vedere che anche senza fissare la macchina sul banco su una posizione fissa, anche quando lo accendo, come
come vedete non si muove di un millimetro, questo è a causa del suo peso e il suo basamento in ghisa che danno una certa stabilità alla macchina. Ragazzi, una cosa che non vi ho detto è che il tavolo da lavoro sul quale utilizziamo questa levigatrice a nastro deve avere almeno una sporgenza che permetta al pianetto di lavorare in varie angolazioni. Perché? Perché se allentiamo la vite e magari lavoriamo in questa angolazione qui, come potete ben capire, supera il basamento e quindi non riesce ad arrivare a un'angolazione massima. Se abbiamo la necessità di effettuare una lavorazione su un pezzo in questo modo qui, non lo possiamo fare se non sporge il pianetto. Quindi dobbiamo trovare un sistema, lavorare su un banco oppure magari creare una mensola, però deve essere a filo della levigatrice. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo video, siamo alle conclusioni. Come avete visto, questa macchina da 89 euro ha risposto bene a tutte quante le lavorazioni che gli ho messo davanti. Chiaramente io ho utilizzato nella prova una tavoletta per effettuare le varie angolazioni, le varie lavorazioni, per farvi vedere appunto come funziona questo tipo di macchina.
Chiaramente si possono anche pulire delle smerigliature per quanto riguarda lavorazioni per il ferro, e si può utilizzare quindi per pulire piattine, sgrossature e quant'altro, chiaramente utilizzando degli appositi dischi. Vi ricordo che i dischi in dotazione sono Grano 80, per il resto si è comportata benissimo, devo dire che mi è piaciuta per il prezzo che ha, secondo me ne è valsa la pena. Spero di farvela vedere presto in altre lavorazioni su, per quanto riguarda video sul fai da te. Detto questo ragazzi, spero di essere stato chiaro ed esaustivo con le prove e con l'argomento, e non mi rimane altro che salutare gli amici di Multitol Elettrotensi d'Italia, Malati di Parkside, tutti quanti i gruppi Parkside, Sciacalli di Parkside, Parkside Maniacs. Detto questo non mi rimane altro che salutarvi e dirvi che se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un mi piace, ad iscrivervi al mio canale e attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi caricamenti. Seguitemi anche sulla mia pagina Facebook MDB Fai da Te e sulla mia pagina Telegram, il cui link vi lascerò in descrizione. Vi saluto tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!